Salone Parco del Valentino. British style per il più democratico dei saloni. Parate di auto storiche, auto moderne, anteprime nazionali, concept. Per 5 giorni Torino torna, ci piace dire, ad essere la capitale dell'auto. Siamo alla seconda edizione del Salone Parco del Valentino, un salone che avvicina la gente all'automobile, infatti è assolutamente gratuito. Il salone si snoda attraverso gli splendidi vialetti del Parco del Valentino, si vede gente passeggiare. Quest'anno, la seconda edizione, il salone è cresciuto molto. L'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno una conferma. Ci sono ben 20 anteprime nazionali, 8 mondiali, si tratta per lo più di studi di design e concept car. Insomma, un salone in cui è veramente piacevole venire a riscoprire la passione per l'automobile, ma cominciamo la nostra passeggiata e venite con noi. E allora, complice la giornata di sole, il salone che si snoda all'interno del Parco del Valentino comincia a popolarsi, soprattutto di giovani, ed è bello che si avvicinano le vetture, e cominciamo anche noi la nostra passeggiata tra i viali del parco, ammirando le novità e raccontandovi quelle che riteniamo più significative. Iniziamo allora con i padroni di casa, il gruppo FCA. Il primo padiglione che incontriamo è di Fiat Professional e troviamo esposta la prima novità, è Fullback, è un pick-up, per ora fa parte della gamma appunto Professional, ma dall'anno prossimo entrerà anche con una versione omologata vettura in quella Fiat. Continuiamo con Lancia, che espone l'immortale Y, sempre ai vertici delle vendite del segmento in Italia, che espone qua a Torino la sua ultima versione Mia, dedicata al pubblico femminile, che abbiamo ammirato nell'ultima settimana del design milanese. Subito dietro alla Y c'è un altro stand Abarth e c'è una novità che ci piace particolarmente. Eccola qua, la Abarth 124 Spider, tutto il fascino della 124 Spider rivisitato dalle officine Abarth, quindi una macchina votata al massimo piacere di guida, divertimento, la potenza 170 cavalli, differenziale autobloccante, una di quelle macchine che hanno di ruote in pista piace tanto. Ma le novità in casa Abarth non si limitano alla Spider, le officine Abarth portano qua al Parco del Valentino anche la nuova gamma 595, declinata in 3 versioni, 595, versione turismo e versione competizione, con potenze fino a 180 cavalli. Fiat presenta in anteprima italiana la versione S di 500, una versione particolarmente sportiva, declinata verso un pubblico più maschile, colorazioni esclusive, questo è un bellissimo verde opaco, e dettagli nuovi all'interno, nuovi rivestimenti, insomma il mito di 500 non finisce mai. Alfa Romeo è la meccanica delle emozioni, è fortemente presente qua a Torino, porta un esemplare quadrifoglio della Giulia, una vettura attesissima che vi abbiamo già raccontato, già nelle concessionarie ma ancora con moltissima curiosità da parte del pubblico. Alle sue spalle una bellissima 4C Spider, quindi due vetture che incarnano
al meglio il DNA di Alfa Romeo, un marchio in fortissimo rilancio. Berlina di rappresentanza con Ghibli o SUV, un'anteprima per Maserati, due modi differenti, tutte e due uniti però dall'inconfondibile stile e classe Maserati e in questo caso anche dalla trazione integrale Q4. A scaldare i cuori, ad accendere la passione dei visitatori del Salone del Parco del Valentino non poteva mancare Ferrari, che espone qua una novità, la GTC4 Lusso, che vi presenteremo a breve in una prova, e la 488 Spider. BMW proseguirà con le celebrazioni dei suoi 100 anni del marchio e 50 anni della filiale italiana anche qua al Parco del Valentino nel corso del weekend e porta qua una concept hommage che ha debuttato in anteprima al concorso d'eleganza di Villa d'Este che ripropone in chiave moderna tutti i concetti innovativi che portò la 2002, la prima compatta coupé a introdurre in Europa il motore turbo compresso. BMW M2 rappresenta il top delle prestazioni all'interno della serie 2 coupé e la soglia d'accesso al mondo M. 370 cavalli, andremo a provarla a breve all'Hungaroring sul circuito di Formula 1 di Budapest e ve ne parleremo in una delle prossime puntate. Suzuki gioca in casa, è tra le prime che ha creduto in questa formula innovativa e dobbiamo dire che ci ha visto lungo e anche quest'anno porta qualcosa di speciale qua al Parco del Valentino. Ci è piaciuta subito la formula di un salone dell'auto che va verso noi clienti e non i clienti che devono visitare, magari pagando un biglietto carissimo, un salone in un ambiente chiuso. Qui siamo in uno splendido parco, il Parco del Valentino a Torino, uno dei più belli d'Italia, sulle rive del Po. Un scenario e una cornice formidabile per un salone dell'auto. Abbiamo portato per celebrare il ritorno del Salone dell'Auto di Torino due novità. Una Vitara alle mie spalle che si chiama Exclusive ed è esclusiva in tutto, è al top della gamma Vitara. Esclusiva nel motore, 120 cavalli diesel, il 4 ruote motrici più con la emissione di CO2 più basse del mercato italiano. Esclusiva nella sicurezza con il radar che controlla automaticamente la frenata quando necessario e esclusiva negli allestimenti, non solo i colori che sono appunto solo appannaggio di questa versione, ma anche con la pelle primo fiore che copre tutti gli interni, compresa la parte del cruscotto. Jimny era protagonista l'anno scorso, è protagonista quest'anno, rassicuriamo i suoi tanti fan, c'era, c'è e ci sarà. Qua una versione speciale. Jimny non si tocca. Non manca davvero niente qua al Salone Parco del Valentino, ma sono soprattutto le supercar ad entusiasmare il pubblico. E se avete voglia di supercar, alle mie spalle Pagani Ayuara in versione Pearl e subito dopo Aston Martin.
Uno dei rovesci della medaglia però di questo bellissimo salone all'aperto è che purtroppo si è legati alle condizioni meteo. Temporale estivo, ci fermiamo per un attimo qua, però dobbiamo dire che siamo stati fortunati perché ci siamo fermati davanti allo stand Lamborghini e quindi ammirate con noi la Huracan Spider che c'è alle nostre spalle. Dalle competizioni alla strada, in Audi il passo è breve. Dalla R18 che gareggia nel campionato Enduras alla R8, che qua al Parco del Valentino viene presentata in anteprima nazionale in versione Spider. Motore V10, 540 cavalli, uno spettacolare cruscotto LCD che rappresenta un po' lo stato dell'arte in tema di interfaccia col guidatore. Insomma, una macchina fatta per il puro piacere di guidare en plein air. Lo spirito di questo salone, come avete capito, si avvicina molto a quello dei festival britannici, Goodwood su tutto. Il meteo ce lo ricorda molto, oggi siamo passati dal sole alla pioggia almeno 3-4 volte e alle mie spalle una macchina che incarna lo spirito British delle supercar sportive. Pensate, la Noble con un rapporto peso-potenza di 558 cavalli per tonnellata. Davvero una vettura dalle prestazioni eccezionali per appassionati ed amatori del genere. Molti anche i concept e i prototipi qua a Torino, tra cui questa 1000 cavalli Evantra che viene esposta in anteprima mondiale, ma non è la sola. Grande abitabilità, design distintivo, su tutti ricordiamo che hanno un forte impatto i cerchi da ben 20 pollici, è la nuova Renault Scenic, la vettura con cui Renault torna nel segmento delle MPV compatte e la presenta in anteprima nazionale qui al Parco del Valentino a Torino. Ford porta qua al parco il top della sua gamma, il top in termini di raffinatezza con le versioni Vignale di S-Max ed Edge e il top in termini di performance con la Focus RS da 350 cavalli e la Mustang con questo 5000 V8 che in una delle prossime puntate proveremo su una versione cabrio di questa Mustang, quindi continuate a seguirci. A congedare i visitatori del Salone Parco del Valentino, alla fine della nostra passeggiata, una Corvette Z06 che rappresenta il massimo delle sportive made in USA. Pensate che il motore sfiora i 660 cavalli, veramente una macchina strabiliante, una macchina con la quale vi diamo appuntamento all'edizione del prossimo anno.